Perfetto, sono sul telefono. Allora, ripeto velocemente, vi rubo pochissimo tempo. Quello che stavo dicendo prima è che cercavo di trovare un parallelismo, un paragone sulla tutela delle minoranze politiche, visto che io ci vivo in una terra di minoranze politiche in Alto Adige. Secondo me, bisognerebbe ricostruire proprio questa comunità, questo luogo di aggregazione sociale, che è il teatro, cercando proprio di trovare quali sono proprio questi diritti di questa minoranza che in qualche modo noi abbiamo anche sprecato o comunque non abbiamo individuato a suo tempo. Faccio degli esempi. Il teatro che io ho sempre stimato, l'ho visto nei festival, piccoli gruppi, piccole compagnie. Gruppi sperimentali, ecco, che si dovevano confrontare magari con grandi istituzioni teatrali, con grandi compagnie, rischiando poi di scomparire subito dopo. Il primo studio di una compagnia che debutta in un festival, io poi quel lavoro lì non l'ho più ritrovato da nessuna parte. Allora, quel meccanismo lì di intervenire a tutti i costi in scena, pur di esserci, pur di essere visibili. Come dice Giorgina, io mi trovo molto d'accordo, non l'ho mai trovata una cosa intelligente, perché se vieni chiamato da un direttore di un festival e devi debuttare con un primo studio, lo hai preparato con poco tempo a disposizione, non hai dato tempo sufficiente allo studio, poi quel lavoro non è cresciuto, non è andato avanti, ci sono stati tanti problemi economici che non hanno permesso poi la crescita e la circuitazione. Ecco. Io direi di ritornare veramente a ripensare alcuni meccanismi e uno di questi è lo studio, è proprio il prendersi tempo di studiare e quindi tu Lorenzo quando parli di pedagogia mi trovi assolutamente d'accordo. Bisogna ritornare proprio ai fondamenti dello studio e allargare questa platea, non chiudersi dentro negli spazi deputati allo spettacolo, ma di andare fuori nei territori in cui viviamo, in cui il teatro opera e che spesso non si fa conoscere, non si fa conoscere dal vicino di casa, ecco, perché non lo so, io mi sono ritrovato tante volte insieme a voi nei festival dove eravamo solo noi, operatori del settore, critici, artisti, operatori culturali, pochissimo pubblico. Allora, visto che adesso siamo in questa fase di emergenza sanitaria, cerchiamo delle strategie, delle alternative da proporre anche a livello statale e governativo di poter fare del lavoro all'aperto, di far vedere anche le prove a pochi spettatori che dovranno essere in qualche modo protetti con tutte le misure del caso, ecco. Però gli errori del passato, cerchiamo di ripensarli e rivederli tutti insieme, perché da lì secondo me c'è la possibilità di ricostruire qualcosa in alternativa. Lasciamo perdere la piattaforma Netflix, che quella servirà ai grandi teatri che l'hanno sempre usato, perché la Scala con la Rai l'ha sempre usato, il Piccolo Teatro di Milano l'ha sempre usato. Le piccole realtà, come io leggo tutti i giorni su Facebook, che si spaventano, lasciano perdere quella strategia che tanto a loro non tocca, ma ripensino a dei piccoli lavori. Ai piccoli lavori di comunità, e poi sono dell'idea che bisogna aggregarsi il più possibile, ricreare una rete fra tutti, senza primeggiare, senza cercare di arrivare prima dell'altro, perché veramente in questa situazione così drammatica bisogna unire tutte le forze. Ecco, era un po' questo il mio pensiero.